Ciao Ciao Fausto, come va? bene, dai, oggi abbiamo ripreso a pedalare per cui posso dire bene. Abbiamo respirato un attimo un po' di aria fuori in bici. Senti, Esatto, era quello. dimmi. No, dicevo, ti volevo presentare un attimino. Fausto Masnada, per i pochissimi che non lo conoscono, è un professionista della CCC. Con la particolarità che è di Bergamo. Quindi, Sì. com'è stato questo periodo che sicuramente non è stato facile per te là a Bergamo? Sì, sicuramente è stato un periodo lungo, sono stati più di 60 giorni dove sono rimasto praticamente chiuso in casa, però il fatto, diciamo, drammatico era quello di sentire le ambulanze ogni giorno che passavano sotto casa e la situazione negli ospedali, come potevano vedere tutti attraverso i giornali, era davvero critica. L'altro aspetto è questo che tutta la popolazione di Bergamo ha seguito le regole e siamo riusciti a tamponare tutta questa brutta pandemia e ora sembra che si respiri aria migliore. Bene, dai, segnali positivi. Parliamo un attimino di te a livello ciclistico. Tu, Fausto, come hai iniziato in bici? Io ho iniziato all'età di 6 anni e ho iniziato grazie a un mio amico che mi ha convinto a correre, a provare per gioco ovviamente, perché aveva iniziato qualche mese prima di me e allora ho deciso di iniziare. Mia mamma mi ha portato per la prima volta alla pista dove si allenano i giovanissimi del nostro paese, la Pedale Brembillese, che è la squadra con cui ho corso le categorie giovanili. E dopo subito la prima gara è andato subito bene, ero riuscito a conquistare un piazzamento e il mio amico ha smesso dopo che avevo conquistato quel piazzamento. Io ho continuato fino a L'hai che fatto sono smettere, poverino. esatto, sì, l'ho fatto subito demotivare e ha preso un'altra strada. Ma siete ancora amici o anche è finita anche l'amicizia? No, no, assolutamente, ancora oggi siamo amici, tutt'oggi, e ci sentiamo e ricordiamo quei momenti. Quindi un ottimo inizio, ho iniziato già subito comunque piazzandoti bene, poi ho proseguito e quali sono state secondo te le tappe più importanti prima di arrivare ai dilettanti o comunque possiamo anche arrivare ai dilettanti se vuoi. Beh, sicuramente una tappa fondamentale è stata quella della categoria degli juniores, e dove alla fine ho iniziato, diciamo, un po' a imparare la professione grazie al direttore sportivo che avevo quei tempi, ha iniziato un po' a farmi capire come ci si allenava, come si gestiva il fatto dell'alimentazione, come si correva in corsa, diciamo un po' di strategia, per cui dagli juniores ho iniziato un po' ad apprendere il vero sport che è il ciclismo. E poi sicuramente l'ultima fase prima del professionismo è stata quella dei dilettanti, che è la categoria dove prendi la strada del professionismo o del cercare altro da fare nella vita. E tu quella strada l'hai trovata nella Colpack? Sì, esatto, io ho trascorso con la Colpack 5 anni, per cui sono rimasto parecchio nei dilettanti e devo dire che mi sono comunque serviti molto per esperienza, per crescita e ho avuto la fortuna comunque di lavorare con persone competenti e che hanno la squadra da molto tempo e sono riusciti comunque anche grazie al loro aiuto a farmi raggiungere il professionismo. Senti, la Colpack, come può essere la Zalf, sono squadre importanti che quindi vanno anche bene nella loro categoria. In quegli anni, qualche vittoria, qualche gara importante che ti ricordi? Ma sicuramente la gara più importante che mi ricordo, comunque a cui do più valore, è stato il Piccolo Giro di Lombardia, e dove alla fine è stato un trionfo di squadra perché ero arrivato all'arrivo a braccia alzate insieme a Ciccone ed è stata l'ultima corsa che abbiamo corso da compagni di squadra. Per cui sicuramente la vittoria più bella perché arrivava alla fine di una stagione andata
non benissimo, perché arrivava un giorno in cui era presente il presidente, un giorno in cui era presente tutti l'organico della Colpack, per cui ecco, ricordo sicuramente quella come vittoria che è più bella nel mondo del dilettantismo. Un colpo di coda. Senti, Esatto, sì. poi tu hai fatto uno stage alla Lampre nel 2016. Sì, esatto. Mi ha dato la possibilità allora il team Lampre di appunto entrare nel mondo del professionismo grazie a questo stage dal mese di agosto fino diciamo a metà settembre avevo corso le classiche italiane di fine stagione ed era stata sicuramente una grande esperienza perché alla fine quando io ero dilettante non c'era la possibilità di adesso come le Continental che corrono magari la Insieme. Iveria, corrono altre corse con professionisti, per cui era proprio la prima esperienza che facevo in mezzo, diciamo, alla massima categoria ed era stata gratificante, la squadra era contenta del lavoro che avevo svolto, per cui era stata un'esperienza positiva. Ma l'impatto com'è stato dal dilettantismo al professionismo? Beh, sicuramente soffrire di più cambiamento, forse dato al fatto che comunque sono passato a metà abbastanza matura, no? Diciamo Cioè, passato Fausto, hai una connessione un pochino che va e viene. adesso il mio è stabile. Ogni tanto si perde un attimino tipo il video. Ti sento però tipo intanto salta. Sei lontano dal router, sei con i dati, come sei? No, con wifi Ok, però è abbastanza vicino. Vabbè. Sì, sono parecchio vicino. Ok, proviamo ad andare avanti. Esatto. Quindi alla domanda però ti devo dire che non si è sentita, quindi dovresti ripeterla anche sinteticamente. Che è stata appunto un'esperienza positiva col team Lampre e avevo corso tutte le classiche di fine stagione, dalla Coppa Agostoni al Rimocchi. E comunque la differenza tra il dilettantismo e il professionismo è appunto quella che cambia il modo di correre. Secondo me, nel professionismo c'è molto più tatticismo, si corre con più senso logico. E poi, però, col passare delle corse, con l'aiuto dei compagni più esperti di me. Diciamo che ho preso quali erano i fondamentali per riuscire a concretizzare la performance o comunque a cercare un risultato. E devo dire che questo è l'aspetto diciamo, più difficile che ho trovato nel passaggio tra il dilettantismo e il professionismo. Ok, dopo questa esperienza di circa un mese e mezzo, tu sei andato direttamente all'Androni, se non sbaglio. Sì, esatto. Io ho fatto lo stage da agosto a settembre e l'anno successivo sono passato con il team Androni di Gianni Savio. Qui sono rimasto per 3 anni e anche qui ho avuto la fortuna, diciamo, di trovare, nonostante fosse arrivato al professionismo, però di trovare un ambiente abbastanza piccolo che però permetteva a me e a tutti i miei compagni di svolgere il calendario italiano professionistico, di svolgere il Giro d'Italia, quindi le corse più importanti a livello nazionale e internazionale. E ho avuto anche la fortuna di trovare compagni di squadra, sia giovani della mia età come Ballerini Cattaneo, sia di più esperienza come Gavazzi e Frapporti, che tenevano le redini del gruppo. E abbiamo costruito davvero un forte legame, ancora oggi siamo amici. E secondo me è stata la chiave dei successi che siamo riusciti a ottenere. Ma Gianni Savio com'è? Perché da fuori sembra un bel personaggio. Che Sì, rapporto avevi con lui tu? Gianni diciamo che è una persona molto, può apparire molto severa, una persona molto marcata, ma in realtà quando saliva sul bus, dopo che faceva la riunione sulla tattica di gara, si lasciava andare, è una persona con cui si poteva parlare tranquillamente, dialogare dei problemi,
appunto ho creato comunque un buon rapporto anche con lui, nonostante alla fine fosse il manager della squadra, e questo secondo me conta parecchio per creare un buon gruppo di lavoro. Senti, il primo anno hai imparato tanto sicuramente, e poi però nel 2018 hai fatto qualche bel risultato. Raccontaci un attimo il primo anno velocemente, com'è stato? Cioè, cosa hai fatto? Se eri più gregario o se già pensavi a qualche risultato? Ma il primo anno diciamo che ho perso gran parte della stagione a causa di un infortunio al polso, ho rotto lo scafoide ad aprile, per cui da aprile ero rientrato poi ad agosto e ho perso appunto la metà, la parte più importante dell'anno. Sono comunque riuscito a togliermi delle soddisfazioni, a raggiungere dei piazzamenti nel finale di stagione come il Giro di Turchia, o come altre corse in Italia, e per cui diciamo che ho salvato la stagione in quel periodo, nel primo anno a professionismo. Mi sono ritenuto comunque soddisfatto, dato che ero un neoprofessionista, di come era andata, e ho continuato a lavorare per l'anno successivo. L'anno dopo è andata decisamente meglio. Sì, il 2017, il 2018 e il 2019 diciamo che sono stati 2 anni sempre in crescita, no? Sono comunque riuscito non ad avere dei grandi exploit, non ho fatto grandi cose perché alla fine so difendermi ma non sono un campione, e ho portato avanti comunque un miglioramento a livello di risultati che mi ha permesso di raggiungere il World Tour e di una dimensione un po' più grande rispetto a quella che è l'Androni. Ma intanto, questo dire che non sei un grande campione, perché lo dici? Non c'è bisogno di, cioè non mi sembra il caso, cioè hai vinto già qualcosina Sì, sicuramente ho vinto qualcosina, però penso che i campioni sono quelli che vincono più corse, che vincono corse più importanti, ma è normale che sia così. Io non mi sminuisco, mi ritengo un buon atleta, ma non di certo un campione. È la verità e non nego la verità. Va bene. Due piazzamenti migliori nel 2018 al Turchia, al Giro dell'Appennino. Quindi questi sono. E poi hai fatto per la prima volta il Giro d'Italia, se non sbaglio. Quindi più o meno è stata quella la tua stagione. Sì, esatto, il primo Giro d'Italia me lo ricorderò bene perché è stato davvero, l'avevo preso un po' sottovalutato, no? Sottovalutato nel senso non pensavo di arrivare comunque, cioè pensavo di arrivare con una buona condizione, però probabilmente volevo partire forte anche inizio stagione, e infatti la terza settimana del Giro d'Italia è stato un po' un trascinarsi per arrivare Fino in all'ultima fondo. tappa. Esatto, però alla fine mi è servito di esperienza, e infatti quest'anno, scusa, nel 2019 avevamo impostato diversamente la stagione per cercare di avere un picco di forma durante il Giro d'Italia, aprile-maggio, infatti così è stato, ed è stato il periodo in cui sono andato meglio. Non sei il primo che mi dice che ha preso sotto gamba una gara pro importante. Anche Damiano Scima mi ha detto che alle sue prime gare pro, ci siamo visti in diretta qualche giorno fa, anche lui mi ha detto che alla prima gara pro si è staccato e da là ha capito che forse doveva allenarsi meglio, comunque non prendere sotto gamba questi eventi. Comunque, quindi giusto un aneddoto. E Sì. poi però ho visto che hai fatto bene anche in Cina, quell'anno, a fine stagione. Sì, esatto. Poi avevamo deciso di chiudere la stagione andando a fare questa corsa ad Hainan. La squadra alla fine aveva raggiunto l'obiettivo stagionale di vincere la Ciclismo Cup, di comunque fare una buona stagione. Per cui siamo andati a fare questa corsa senza pressioni, senza, diciamo, per divertirci, no? E quando vai per divertirti, poi ottieni sempre i migliori risultati. E infatti siamo riusciti con io, Belletti e altri frapporti, io a vincere la generale una tappa, altri a piazzarsi in altre corse, però ci siamo divertiti. È stata davvero, diciamo, una vacanza che alla fine si va per correre, quindi bisogna sempre rimanere concentrati, però di certo non è come andare al Giro d'Italia, meno stress e meno preoccupazioni.
e comunque una vittoria che conta, che prendo come che tu fa il comunque numero, diciamo. tu ce l'hai a curriculum, non te la possono togliere, Esatto, lì rimane. E il Giro di Turchia, in cui hai fatto terzo, se non sbaglio? Il Giro di Turchia è stato l'anno prima, sì, il primo anno a professionismo, e appunto venivo dall'infortunio al polso, per cui era la prima volta che facevo una gara World Tour, anche se non c'erano presenti tutte le squadre World Tour, però era stato un bel giro, organizzato bene. C'era solo una riva in salita, infatti la classifica è stata molto ridotta, il podio ce lo giocavamo per questioni di secondi, e appunto il mio primo podio in una corsa di livello, me lo ricordo e me lo ricorderò per sempre. Finisce quest'anno il 2018, arriviamo al 2019, che è stato il tuo anno con cui hai fatto l'exploit, possiamo dire. Cioè, ti conoscevamo, sappiamo che esistevi, però con una tappa al giro e comunque con altri risultati hai fatto bene. Com'è stata quest'annata? Sì, sicuramente vincere una tappa al Giro d'Italia o iniziare a arrivare sempre con i migliori cambia un po' le aspettative, no? La gente inizia a conoscerti di più e anche io stesso prendo più morale nel cercare di far sempre meglio. Assolutamente sì, è stato l'anno migliore fino ad ora della mia carriera nel mondo dei professionisti, perché alla fine vincere tre corse in un anno per un corridore con le mie caratteristiche non è di certo facile, e è andato tutto secondo i piani. Avevamo programmato di arrivare ad aprile con una buona condizione, con un'ottima condizione, ed è stato così. Infatti al Trentino ho ottenuto le prime due vittorie e poi sono andato al giro consapevole di star bene e sono riuscito ad approfittarne subito nella prima settimana, dove ho ottenuto la vittoria il sesto giorno, la sesta tappa. Sì, infatti ricordavo che già al Trentino andavi bene, andavi forte, e poi ti sei confermato al giro. Sì. Se non sbaglio, tu hai fatto a inizio stagione anche il Giro di Sicilia, che è passato da casa mia. Com'è stato sì, quel esatto. giro? È stato un nubifragio. Ogni giorno sembrava di essere, non sono mai stato in Belgio, ma sembrava di essere in Belgio, come lo vedo alla TV. Vabbè, l'arrivo a Milazzo non ha avuto pioggia, però. Sì, però mi ricordo, ad oggi mi ricordo che avevamo preso sempre acqua, quasi erano quattro tappe, mi sembra. Le ultime due sicuro. Su quattro tappe, tre aveva piovuto. Però comunque era stata una corsa di breve durata, ma organizzata bene, in quanto alla fine è organizzata RCS, per cui gli stessi organizzatori del Giro d'Italia. E dopo c'era stato l'arrivo sull'Etna, c'erano state tappe insidiose anche precedentemente, per cui l'ho ritenuto una Buon bella test. Manifestazione degna di nota in vista poi degli altri appuntamenti. Sottolineiamo anche la presenza di tanto pubblico che spesso nelle categorie minori non si vede comunque. Esatto, sì, però in Sicilia alla fine il ciclismo è seguito molto di più che al nord. Quando sono sceso anche lo scorso anno in ritiro sull'Etna vedevo molti appassionati, molte persone che seguono il ciclismo, e infatti non a caso quest'anno al Giro, se non cambia il programma, ci saranno ancora delle tappe e ho visto che comunque negli ultimi anni il ciclismo in Sicilia sta comunque prendendo piede, no? Perché sì. Nel 2017 comunque era partito il Giro, scusa, nel 2018. Sì, e no, nel 2018 una tappa, o un paio di tappe sono state. Sì, per cui questo è sintomo che comunque vogliono, la regione Sicilia vuole investire nello sport e vuole far crescere questo business, ed è importante, bello. Anche nelle prossime edizioni ci sarà almeno una partenza. Doveva essere 2021, probabilmente sarà 2022. Comunque, nota fra tutto, nella sesta tappa del giro attuale, quella tappa all'arrivo nel mio paese, che è Villafranca, e io sono il comitato organizzatore della sesta tappa. Quindi, ok, no, nota a margine. Allora, ci vediamo a ottobre. Speriamo che si faccia, perché, boh, chissà, non si sa. No, Speriamo. Quindi raccontami un po' com'è stato il Giro d'Italia in cui tu hai vinto. C'è l'esperienza del Giro d'Italia di uno che sta andando bene, comincia ad avere delle vittorie nelle gare precedenti, quindi al Tour of the Alps.
C'è un po' di aspettativa sicuramente, oppure hai, diciamo, carta bianca, tra virgolette. Beh, sicuramente anche se ti presenti al Giro d'Italia sapendo di avere una buona condizione, il livello è molto alto e centrare una vittoria è difficile, ci vuole comunque, alla base serve un'ottima condizione, serve andare forti, essere concentrati e serve avere anche fortuna. E diciamo che quel giorno nella sesta tappa ho avuto un po'... Tutte queste cose sono collegate tra loro. Sono riuscito a centrare la fuga di giornata dopo 80 km dove il gruppo è andato a velocità folli e sono riuscito a fare uno scatto nel momento giusto, anche se mancava molto all'arrivo, ad avere conti con me fino, diciamo, alla linea del traguardo e riuscire ad alzare le braccia al cielo e sicuramente realizzi qualcosa di importante che porti dentro fin da bambino, fin da quando inizi a pedalare, perché la prima cosa che guardi in TV è il Giro d'Italia e tutti guardano il Giro d'Italia e ti lancia in una dimensione diversa perché appunto la corsa che tutti conoscono, che è seguita in tutto il mondo, per cui diciamo che diventi un atleta che ha vinto una tappa in un grande giro. E non è da tutti. Ci sono professionisti che non la vincono mai nella loro carriera, quindi tu intanto ti sei Sì. portato avanti. Senti, ma Esatto. dopo quella vittoria, quanti messaggi sono arrivati sul telefono? Parecchi, devo dire che ha avuto un buon riscontro a livello mediatico. Infatti Immagino. ho perso un aneddoto che ho perso anche il file di quella tappa perché ero arrivato subito dopo l'arrivo, è arrivato il massaggiatore che avevo con sé il mio telefono, il mio Garmin era collegato al telefono. Per cui tutte le notifiche sono andate sul Garmin e ho dovuto, si è impallato il Garmin, ho perso tutto. Ah, Quindi la vittoria del Giro purtroppo non è il senza file dati. della vittoria del Giro senza dati, sì. Assurdo. Ah, perché Sì. avevi giustamente collegato in Bluetooth il telefono, no? Come se fosse uscita normale. Però non avevi il telefono dietro, appena te l'ha dato è successo l'impossibile. Esatto, sì, perché avevo ricevuto parecchie notifiche e si è bloccato tutto. È imploso, è saltato tutto. Fa il corrotto, adios. Esatto. Sì, quindi... Vittoria, quel giorno mi sembra che tu hai preso la tappa e Valerio Conti ha preso la maglia rosa, vi siete Sì, divisi. esatto. Non c'è stato un accordo, però nel ciclismo molte volte, anche senza trovare accordi, senza parlarsi, penso che ci si capisca fra corridori. Io ho tirato per lui per fargli guadagnare più tempo possibile per la maglia rosa e lui allo stesso tempo in modo ha ricambiato. Dandogli Non la tappa. regalandogli una vittoria, però non lo so se era... Ognuno ha giocato le sue carte, Vabbè, è una regola non scritta che esiste nel ciclismo. ecco. Se Esatto. entrambi possono avere un premio ciascuno, lo si divide. Esatto. Ecco. Poi, che rapporto hai con Valerio Conti e con Giovanni Carboni, ad esempio, che sono gli altri due con cui hai più o meno condiviso il palcoscenico in quei giorni? Perché Carboni prendeva la maglia bianca, Conti la rosa e tu prendevi la tappa. Sì, ma con entrambi diciamo che non ho un rapporto vero di amicizia perché comunque non c'è possibilità di frequentarsi al di fuori delle corse e molte volte non si disputano le stesse corse per cui è difficile anche vedersi. Ok. Sicuramente ho comunque simpatia per loro, Carboni lo vedo un po' più spesso perché abita a Bergamo dalla sua ragazza per cui... Quando sono a Bergamo anche io ci capita di percorrere qualche chilometro insieme e invece Valerio lo vedo È un solo po' alle lontano, corse, esatto. per cui non c'è modo di incontrarsi. Però comunque con Ok. entrambi ho un buon rapporto, io reputo di avere un buon rapporto esatto, ripeto, non di amicizia perché purtroppo non c'è la possibilità di instaurare un rapporto, però comunque di conoscenza e di... Il saluto non si nega a nessuno e con loro si fanno anche due parole in più. Esatto, Reciproca stima normale fra colleghi, ecco. esatto, Hai accennato agli allenamenti. Tu ti alleni da solo o hai un tuo gruppo con cui ti alleni spesso? esatto. Ma di solito quando sono a Bergamo mi alleno con Zaccanti, con Consonni,
Sono i due compagni di squadra per la quale mi alleno di più, con la quale, non di squadra, scusami, sono i due compagni di gruppo. allenamento, esatto, di gruppo con la quale mi alleno di più. Poi ogni tanto si aggiunge Rota. Siamo sempre i soliti 3 o 4 che partiamo ogni mattina per allenarci. Poi dipende, quando iniziano le corse è un po' più difficile, ma nel periodo invernale cerchiamo di Di farvi trovarci. compagnia l'un l'altro, chiaro. Esatto. Ok. Qui nei commenti mi chiedevano un aneddoto su Bernal, non so perché, forse perché avete corso insieme qualche anno, una stagione. Sì. Con Egan siamo stati compagni di squadra un anno. L'aneddoto, sinceramente non ho un aneddoto, però posso dirti che già quando correva in Androni si vedeva che aveva la stoffa del campione. Che aveva qualcosa in più rispetto a noi altri e che pedalare gli veniva facile, soprattutto in salita. Andando in una squadra come la Ineos, dove ha avuto tutti i mezzi a disposizione per crescere, diciamo che ha fatto molto in fretta e è riuscito subito a vincere il Tour de France. Però alla base sicuramente io ho sempre visto in lui un fenomeno, qualcosa che non tutti hanno e che si sapeva fare con la bicicletta, ma era proprio una cosa che gli veniva naturale. A livello di gare importanti, se non sbaglio, tu hai fatto sia la Milano-Sanremo che in Lombardia. Sì, io ho corso entrambe, diciamo, queste due classiche monumento e sicuramente sono due corse spettacolari perché percorrono i territori italiani, però se devo avere una preferenza sicuramente quella verso il Giro di Lombardia perché parte dalla mia città, Bergamo, e arriva a Como. Sinceramente spero che quest'anno arrivi a Bergamo perché è dal 2017 che purtroppo non c'è, no, dal 2017 che sono passato professionista io e non ho mai avuto l'occasione di fare un Lombardia con l'arrivo a Bergamo, ma è stato sempre svolto a Como, per cui spero nel prossimo quest'anno, se si riuscirà ad inserirlo nel calendario a fine stagione, appunto di vedere un arrivo, di fare un arrivo a Bergamo. Ecco. Buon arrivo a casa. Esatto, sì, in porta di casa. Mentre come Sanremo, l'esperienza, cioè correre la Sanremo, mi hanno detto un po' tutto, cioè che all'inizio è forte ma non si è in TV, poi si va piano, poi appena arrivano gli ultimi colli, chiamiamoli così, si va a velocità folli. Beh, sicuramente non è una corsa che è adatta alle mie caratteristiche, no? È una corsa sì lunga di 290 km, però alla fine, negli ultimi anni, ha avuto sempre un finale di un gruppo ristretto, perché comunque ci sono stati corridori forti che sono riusciti a fare la differenza, però solitamente arrivavano sempre i velocisti, no? Sì. E per cui sì, affascinante perché fare Cipressa, Poggio, l'arrivo in centro Sanremo è sicuramente affascinante e c'è tanta gente che comunque conosce la Milano Sanremo, è famosa in tutto il mondo, però appunto non vado pazzo per questa tipologia di corsa. È chiaro, mentre ovviamente in Lombardia si dice molto di più a te. Sì, mi piace molto di più sia come percorso e anche per il fatto che corro vicino a casa e per il fatto che si arrivi a Como, a Bergamo, ma è sempre, diciamo, nella regione Lombardia e lo ritengo Ebbè, più entusiasmante. è chiaro. Senti, tu hai delle gare che sogni di vincere? Hai qualche obiettivo, o comunque anche proprio sogno, che magari non, dice non è realistico, però mi piacerebbe. Ma sicuramente mi piacerebbe provare a vincere una tappa del Tour de France, perché alla fine tutti dicono che sia la corsa più importante al mondo, il terzo evento più seguito a livello mondiale, dove vanno i migliori corridori al mondo, quindi tutte le squadre che schierano gli uomini più forti, per cui vincere una tappa lì sarebbe il massimo, no? Vorrebbe avere
cioè sarebbe è il prossimo obiettivo che spero di realizzare e spero di non puntare troppo in alto, però ci proveremo. Ecco, questo è il mio augurio, di disputare il tour e c'è una tappa. Quindi sicuramente trovare la fuga giusta e cercare appunto la vittoria in quel modo. Esatto. Tu sei passato alla CCC, e questo è magari un tasto un pochino più dolente. La CCC quest'anno è abbastanza in crisi con lo sponsor. Abbiamo fatto una diretta 2 giorni fa, 3 giorni fa con Alex Carrera, che si occupa anche della gestione dei suoi corridori. Tu mi sembra che sei con loro, sì, con Alex e Johnny. Sì, esatto, io sono seguito da Alex e Johnny e in questo momento loro stanno svolgendo un gran lavoro. Perché alla fine stanno cercando di trovare un compromesso con la mia squadra che sembra esserci, che sembra essere vicino magari. E appunto sì, la situazione è delle migliori, c'è una spiegazione perché siamo arrivati a questo. Alla fine in tutto il mondo molte aziende sono andate in crisi, c'è stata una crisi mondiale che probabilmente ha colpito in maniera più forte la mia squadra e i nostri sponsor. Però appunto diciamo, l'accordo è stato trovato e si continua a lavorare per definirlo al meglio e tutti stiamo cercando di trovare una soluzione migliore comune per comunque salvare la stagione e presentarci alle corse quando riprenderanno ad agosto nel migliore dei modi. Ma a livello psicologico questa vicenda ha avuto un impatto su di te? Cioè ti ha demotivato? Comunque tu hai proseguito i tuoi allenamenti fiducioso? A me sicuramente rimanere concentrato non è facile. Ci sono stati giorni difficili perché alla fine ci pensi al mio lavoro, non posso fare a meno di pensarci, e quando ti viene comunicato che magari il team è in difficoltà, che non si sa definire veramente come sarà il futuro e non hai cose certe, non conosci il tuo futuro quando sono pochi mesi che sei arrivato in una squadra, non è facile e ci pensi costantemente. Però appunto con l'aiuto di Alex e Johnny stanno loro, perché a me non resta che pedalare e cercare di rimanere concentrato il più possibile, per cui stanno loro facendo il massimo per tutelarmi e per cercare appunto di salvare l'anno e di portare a me il massimo, la massima, diciamo, soluzione che si può trovare a questo problema. Sì, io appena ho avuto questa notizia, ho detto, cavolo, dobbiamo fare una diretta sicuramente con Masnada, perché è promettente, santo cielo, dobbiamo tenere sempre viva l'attenzione su un corridore che non è per esempio un Trentin che ha fatto seconda al mondiale, però voglio dire, perdere per esempio un Masnada per colpe non sue sarebbe un grande peccato, quindi anche un mio consiglio, continua a fare dirette con quelli che te lo chiedono, con quelli che hanno un discreto pubblico, perché secondo me è molto importante restare a galla anche a livello mediatico, non fare calare l'attenzione. Sì, sicuramente, diciamo che è abbastanza complicato anche il fatto del rapporto con i media, con le interviste, con le dirette Instagram, perché alla fine molte volte si chiude in se stessi, non si sa cosa dire, perché se non si conosce il futuro, se non si conoscono bene le cose, si rischia poi di fare danni peggiori, no? Sicuramente tenere aggiornati le persone che mi seguono, gli appassionati di ciclismo, è sempre una bella iniziativa e fa bene al nostro sport e fa bene alla mia immagine, perché continuo comunque a portare avanti il mio nome e spero i risultati su strada, che alla fine sono quelli che contano alla fine di tutto. Guarda, secondo me andrà come hai detto tu al Tour of Hainan, cioè appena avrai una conferma, appena si riprenderà, ci sarà la testa libera e si toglierà dalla testa questo mattone che ti pesa, questa spada di Damocle, ripartirete voi della CCC alla grande e riuscirete a riprendere. Sicuramente il miglior modo per correre in bici è quello di non avere pensieri negativi, no?
di comunque impegnarsi quotidianamente, di dare il massimo di se stessi, però ovviamente meno pensieri negativi, meno problemi ci sono all'interno del team e più si lavora meglio, ma questo è così anche in un'impresa qualsiasi e nel mondo del lavoro di tutti i giorni. Noi cerchiamo di appunto stiamo cercando di risolvere questo problema e quando sarà passato questo problema sicuramente si lavorerà molto meglio, ma comunque sia, io oggi mi sto preparando, nonostante se non sia uscito un calendario definitivo o ci verrà comunicato a giorni, mi sono sempre comunque allenato e il morale è sempre alto e alla fine, arrivare a fine stagione, se si ripartirà a correre, comunque mettersi in mostra, diciamo che togli sassolini alla scarpa, no? Il miglior modo Chiaro. di rialzarsi è quello di dimostrare ancora una volta che un posto nel professionismo me lo merito. Basta. Esatto. Allora, chiudiamo questa parentesi che sicuramente è fastidiosa, comunque non è la migliore discussione da fare. Mi scrivo nei commenti se puoi raccontare l'aneddoto in cui tu e Sperafico vi siete persi sull'Etna. Sì, è stata una giornata lunga quella. Di solito avevo fatto 15-18 giorni, adesso non ricordo bene, sull'Etna e Spreafico era un mio compagno di squadra, ma tutt'oggi è rimasto un amico. E diciamo che il giro, quando andavo in ritiro con lui, lo decidevo sempre io, il percorso da fare, solo che era la prima volta che venivo in Sicilia e non avevo calcolato bene le distanze. E mi ricordo benissimo, siamo partiti la mattina e sono arrivato giusto in tempo al rifugio Sapienza, per cenare, diciamo, era E che giro proprio. avete fatto? Avevamo fatto il giro dei 1000 metri, mi sembra che si chiami, però inserendo Etna Nord, poi siamo Ok. scesi, non mi ricordo adesso i paesi, però dal lato opposto di Etna Nord. Poi siamo venuti verso Bronte e nel risalire verso l'Etna siamo saliti sull'Etna da un versante che non mi ricordo il nome, però poi in cima la strada era chiusa, allora abbiamo dovuto riscendere a metà e rifare di nuovo tutto l'Etna, per cui era venuto un bel allenamento. Avete fatto tipo 7 ore, quante avete fatto? Sì, esatto, avevo spento il Garmin perché si era scaricata, però penso sulle 7 ore di allenamento non riuscite. È lì Matteo tipo si di. era offeso, si era un po' incazzato, però dai. Il giorno dopo Posso abbiamo capire. recuperato e la sera avevamo mangiato una bella pizza perché era passato tutto con una bella Tra cena. l'altro si mangia benissimo al rifugio, io ci sono stato un paio di volte. Sì, assolutamente, devo dire che l'ospitalità e l'accoglienza da Rifugio Sapienza non posso negarla, assolutamente. Mi sono trovato benissimo, tutti simpatici e soprattutto bisognava sempre stare indietro col mangiare perché cercavano di farsi mangiare parecchio e Sì, lì. veramente persone brave che sanno svolgere bene il loro lavoro. E quindi in questa uscita quanto avete fatto? 3.000 metri di dislivello? 4.000? Sì, è 4.000, 4.000, 4.500. Non è mai È poi sicuro? successo che un allenamento che facesse un allenamento così lungo nell'arco della stagione, però purtroppo abbiamo sbagliato strada, la strada era chiusa e per ritornare a casa ho per forza andare in bici. Infatti ho detto, ma forse non ha guardato bene la cartina, cioè la cartina è piatta, ma cioè, i nomi che mi hai detto sono tutti a 1.000 metri l'uno, quindi cioè, quanto cavolo di metri ha fatto questo? Folle. Poi ci sono certe rampe, mamma mia. Eh sì, poi era febbraio, fine gennaio, inizio febbraio, per cui sai, salire all'Etna, tutte le strade, magari le imbocchi che sono pulite, ma poi arrivi a 1800 e c'è la neve e la strada è chiusa, no? È Per freschino, pochino. cui, eh sì, mi ricordo, era stato un ritiro freddo, dai, ci avevamo messo le catene, un giorno eravamo rimasti impantanati nella neve, poi per fortuna c'era la nazionale italiana femminile che ci ha dato un aiuto, però è stato un ritiro che ricordo positivamente, però sofferto per il clima soprattutto. Ok, qui intanto Damiano Cavallaro ci ha detto il giro che avete fatto, ce l'ha descritto ora.
Salita Etna Nord, TG Gibronte, Adrano, invece da Emilia, sono scesa a Nicolò. Perfetto, perfetto. Lo farei con la moto quel giro, non con la bici. Senti, ma poi ha rifatto quella salita al Giro di Sicilia e quel giorno, se non sbaglio, ha vinto McNulty. Come ti sembra McNulty? Parliamo anche un po' di... facciamo un po' di gossip. Evitiamo le denunce, però. Ma sicuramente ho avuto modo di correre con lui solo al Giro di Sicilia, per cui non posso definirti esattamente il tipo di corridore che è. Sicuramente ha dimostrato di essere forte nonostante la giovane età, perché anche quest'anno inizio stagione ho visto che ha ottenuto subito dei buoni, ottimi risultati con la UAE Team e è arrivato subito davanti. Questo significa che comunque la stoffa ce l'ha. E l'anno scorso al Giro di Sicilia ha corso bene, ha corso intelligentemente perché è riuscito ad anticipare e a guadagnare qualche secondo la tappa, non mi ricordo dove era l'arrivo. Quella è la terza, mi sembra. La terza, sì, quella prima dell'arrivo sull'Etna Sì, il e giorno che all'Etna. hanno fatto gli attacchi in pianura. Sì, ricordo, ricordo. Esatto, all'Etna è comunque riuscito a controllare bene in salita, ha scandito lui il passo, ha perso il meno tempo possibile e ha portato a casa il Giro di Sicilia. E sicuramente a un giovane della sua età vuol dire che ha le potenzialità per fare grandi cose, secondo Tutti che anno sei mi sono dimenticato. me. Io del 93. Oh, ok, 93. Sei, vabbè, torniamo anche alla CCC, qua saltiamo di palo in frasca, no? Non siamo troppo stretti. La CCC, compagni di squadra, come ti trovi con Trentino, con altri? Hai fatto dei ritiri, penso, insieme? Sì, abbiamo fatto un solo ritiro nel mese di dicembre, vicino a Benidorm, e devo dire che comunque è un'altra dimensione, no? Alla fine siamo molti di più e soprattutto siamo pochi italiani, siamo solo io, Trentin, De Marchi e Marezco, quindi siamo 3-4 italiani. Però nonostante questo, il ritiro a dicembre ho legato abbastanza bene con il resto del team, no? Con Trentin sicuramente ho avuto più modo di parlare, allenarmi, perché ogni tanto, anch'io da gennaio vivo a Monaco, per cui ogni tanto mi alleno con lui. E sicuramente è un ragazzo, un uomo di esperienza che sa correre veramente bene, sa il fatto suo in corsa, infatti non a caso ha ottenuto finora grandi risultati e ha fatto una carriera strabiliante, per cui è un ragazzo a cui prendere esempio. Per gli altri compagni di squadra purtroppo non ho molte parole a spendere perché non c'è stata l'occasione, ho corso due corse. Tour de Provence, Ottawa a febbraio, dove sono stato inserito in un gruppo di corridori giovani e ho fatto conoscenza, avevo come compagno di squadra Walter Attila, che è un professionista, ma sicuramente ho visto davvero un corridore forte, nonostante sia molto giovane, ed infatti in queste gare d'inizio stagione ha ottenuto dei piazzamenti arrivando con me nelle tappe più dure. E ecco, per il resto dei compagni, appunto, non Non posso puoi parlare esprimermi troppo perché, perché esatto, non ho avuto modo di conoscerli. non... Senti, tu come, questa è una domanda che faccio praticamente a tutti, hai un allenamento preferito, hai qualcosa che invece non vorresti mai fare, però che devi fare perché ti serve alla fine? Ma sicuramente sono uno molto metodico, no? Non ho un allenamento preferito, ma cerco di variare spesso nei percorsi in base ovviamente alle tabelle che il preparatore mi indica. Tutto si basa su quello, aspetto che mi arrivi la tabella e poi decido il percorso da fare. Mi piace molto variare, inserire sempre salite lunghe e stare in bici diverse ore. Quello è ciò che mi piace fare di più. Sicuramente mi studio magari percorsi su Garmin, Connect, sulle mappe. È difficile che mi metta ai piedi di una salita e faccia avanti e indietro da quella. Non è il mio stile di Ok. allenamento. Preferisco variare.
Mi sei abbastanza nerd tu con la tecnologia, misuratore di potenza, Garmin? No, diciamo che li utilizzo perché alla fine il sistema che ti porta ad utilizzarli è per avere comunque dei parametri per allenarti, però non sono uno che dopo l'allenamento si mette, non so, ad analizzare il mio file di allenamento Ok, o Training cioè Peaks. Esatto, registri e non è il mandi. mio compito. Sì, esatto. Magari se non ho buone sensazioni, allora vado a vedere cosa può essere che ha influenzato. O se il potenziometro aveva delle cose che non andavano, il frequenzimetro, però se un allenamento procede regolarmente non vado ad analizzarmi nello specifico watt, battiti, Oh, ci pensa il preparatore a quello, io faccio il mio e ok. lui fa il suo. È giusto. Senti, qui mi chiedono se Masnade è di Bergen de Ura o de Ota. De Sota. No, guarda, ti passo è Bergamo de Sura de Sota, io sono de Sota. Ok, qua però hanno scritto un po' male, allora mi sa. Hanno messo l'H, forse si usa l'H per fare quella pronuncia, Sì, non lo so. le Sura, perché si Ah, ok, usa... Sura. Okay. Sì. Capisci, mio di siciliano non ho idea del bergamasco, per me è un pochino arabo. Posso immaginare. Senti, sicuramente ne abbiamo tanti ragazzini che ci guardano, sono gli ultimi 10 minuti, quindi le domande stanno a finire. Qualche consiglio per chi ci guarda, specie quelli delle categorie giovanili? Ma sicuramente non bisogna avere fretta, soprattutto nelle categorie giovanili, ma penso questo sia un consiglio che danno tutti i professionisti, no? Alla fine il ciclismo è uno sport che non si arriva subito, serve fare una lunga gavetta prima di raccogliere veramente qualcosa di concreto. Sono pochi i corridori che possono permettersi di arrivare al professionismo giovani, in giovane età e di vincere. Secondo me, appunto, per la maggior parte dei corridori devono darsi il tempo di maturare, di fare sacrifici e di crescere senza pressione, almeno fino alla categoria del dilettantismo. Deve essere proprio un gioco e deve essere una passione che si coltiva, non deve essere un lavoro, perché è giusto che sia così e io ho la fortuna di essere cresciuto nel pedale brembillese, poi nel juniores, nella Fortré, nella Bergamasca, dove non mi venivano imposti allenamenti specifici, non mi veniva imposta cose che Una devono vita da essere pro, fatte. ecco. Esatto, una vita da pro, bravo, hai trovato il termine giusto. Per cui ritengo appunto che è bello praticare il ciclismo e sono contento che ci siano tanti giovani appassionati a questo sport e speriamo che i giovanissimi anche dopo questa, le squadre, i giovanissimi anche dopo questa pandemia continuino nei loro progetti e nel portare avanti il ciclismo. Però appunto il mio augurio è che i giovani continuino a divertirsi come ho fatto io. E poi ci sarà tempo per pensare se il ciclismo debba o meno diventare un lavoro. Ok, senti tu che scuola hai fatto, visto che siamo in tema di giovani? Io ho frequentato un istituto professionale a Zogno e sono perito elettrotecnico e Oh, diciamo ok. che non è stato la scuola che sognavo di fare. Che sognavo di fare, è stata un po' una scuola scelta così, non così a caso, però non avevo un proprio e vero obiettivo da inseguire. Ok. Ero focalizzato molto sul ciclismo, mi sono sempre concentrato spesso su quello, ho comunque voluto diplomarmi perché è una cosa importante, fondamentale, perché alla fine il ciclismo fra un po' finisce e si dovrà affrontare la vita normale, la vita che tutti fanno. E per cui un diploma da parte fa sempre curriculum, no? Direi di sì. Esatto. Poi non so se andrò a fare l'elettrotecnico o meno, però comunque la scuola serve, la scuola insegna Intanto hai una professione che eventualmente puoi prendere, già c'è da parte qualcosa. Non esatto, sicuramente. sbagliare, facendo il pro mi sono preso una laurea in ingegneria industriale. Comunque, io non ho fatto il pro, quindi non ho fatto quella vita. Ma se tu dovessi smettere, o comunque a un certo punto corri non so, tutto il tempo che vuoi, o comunque, anzi, facciamo una domanda magari meno drammatica.
Se Fausto Masnada non avesse fatto il pro, cosa avrebbe fatto? O cosa avrebbe voluto fare? Ma sicuramente mi piace, tutti i giorni penso a qualcosa, già oggi mi dico cosa faccio se domani smetto di andare in bici. E sto coltivando diversi progetti che però non ho effettivamente portato alla realtà, perché comunque mi sto concentrando su quello che sto, il lavoro che è ad oggi. Non ti saprei dare una risposta, sono tutti punti di domanda, qualcosa ho in mente, però appunto qualcosa di sporadico, non di definito, e spero appunto il ciclismo duri ancora per qualche anno per darmi la possibilità di comunque coltivare questi progetti con le spalle e realizzarli. 15-20 anni, cioè, E però ne basteranno bastano anche 8-9 anni, sarei più che soddisfatto, perché alla fine sono cosciente che a una certa età poi bisogna dire basta, però in 8-9 anni posso comunque costruirmi già da oggi qualcosa per il futuro. ma pensi di restare sempre nell'ambito del ciclismo o qualcosa totalmente separato dal ciclismo? No, sicuramente sarebbe molto bello rimanere nell'ambito del ciclismo. Ovviamente determinate condizioni, però è un ambiente che mi piace, è un ambiente dove sono cresciuto e dove ho più esperienza. Questo però non è facile, perché alla fine anche ritagliarsi un posto da direttore sportivo o da preparatore non è di certo una cosa semplice nel professionismo, però vedremo col futuro e Vabbè, vedremo come prosegue. si vedrà. Se, ultimi 5 minuti e poi chiudo la diretta perché qui c'è il limite di un'ora. Hai altri hobby oltre alla bici? Che ne so, c'è chi fa modellismo, c'è chi fa, non lo so, pesca. Non penso che a Bergamo si peschi molto, però. No, esatto, non si pesca, almeno nella Val Brembana so che si pesca parecchio e anche nelle valli qui nella mia zona, però in centro Bergamo no. A livello di hobby mi piace molto spaziare, no? Sono uno che si tiene informato su come va il mondo, leggo spesso i quotidiani, mi piace bazzicare spesso sui social per vedere cosa fanno gli altri, cosa non fanno, per cui il mondo social, diciamo che mi interessa nel tempo libero, nel tempo libero mi dedico a questa parte, ai miei social, a seguire altre persone. E poi altri hobby, mi piace passare del tempo in famiglia quando non ho possibilità, con la mia ragazza, con i miei genitori, comunque passare del tempo con loro, che spesso trascuro quando sono concentrato, quando devo allenarmi, quando vado in ritiro, e stare appunto a casa da quel senso di, non è un hobby, ma è un senso di libertà e di svago. Ok, senti, qua hanno fatto una domanda velocissima, interessante. Quando si riparte? Se si riparte, andrai al giro o al tour? Ma sicuramente sarà dipende tutto dal calendario che uscirà, penso domani, il 5 maggio, l'UCI ha definito la data per questa proposta di calendario, per questa definitiva proposta, per quanto dice l'UCI, e appunto bisogna vedere come verranno collocate le corse. E poi bisognerà vedere cosa la squadra decide per me. Io spero di fare appunto un grande giro, che sarà comunque quello che anche la squadra vuole. E poi un mio sogno è quello di partecipare al mondiale, per cui vedremo anche come verrà impostato l'avvicinarsi a questo appuntamento, no? E ecco. Preferirei arrivare, magari fare la Tirreno, fare il Giro di Polonia, fare altre corse e poi il Mondiale, poi il Giro d'Italia, perché da quanto si sa lo faranno ad ottobre il Giro d'Italia. Per cui, ecco, fare il Giro non mi dispiacerebbe. Ritornare al Giro sicuramente ha quel qualcosa in più, perché corri in Italia, corri sulle strade di casa e è tutto più bello correre in Italia.
andare al Tour de France è comunque un sogno e sarebbe comunque speciale perché sarebbe la prima volta. Non lo so, al momento non so dare un piano al mio calendario perché non ho delle date precise e vedremo col corso dei giorni in base a come verrà ufficializzato il mio futuro. Ok, qua ti chiedono per fare classifica scalatori oppure per fare tappe? Boh, non lo so, c'è il GPM? Vabbè, dipende come si arriva, sicuramente se si punta alle tappe c'è la possibilità anche di puntare alla classifica di GPM. L'anno scorso sono arrivato secondo dietro a Ciccone ed entrambi abbiamo vinto una tappa, per cui non andrò a Giro d'Italia per fare classifica perché non mi ritengo comunque all'altezza per puntare a una top 5 di un grande giro al momento, per cui sicuramente se vado al giro è per provare a vincere una tappa, magari la maglia azzurra sarebbe un grande obiettivo, un grande orgoglio. Esatto. Guarda, Fausto, è stata un'oretta che è volata. Abbiamo, penso, l'ultimo minuto per i saluti. Certo. Se hai qualcuno da salutare, comunque quel ringraziamento in generale, va bene, stiamo tranquilli. Vabbè, io ringrazio tutti i miei fans che comunque mi seguono e si tengono aggiornati. Mi fa piacere che interagiscono quando posto una foto, quando dico qualcosa. Mi fa piacere che mi seguano e che continuano a seguirmi anche quando il ciclismo è fermo praticamente. E un ringrazio a te per avermi dedicato questa ora e questa intervista e spero con tutto il cuore davvero che il ciclismo riprenda e che possiamo tutti di rincontrarci per strada, ecco. Esatto, tutti tornare a fare quello che ci piace, che è chi per svago, chi per lavoro, però pedalare e appunto dai, sono ottimista e sono sicuro che a ottobre verrò in Sicilia per disputare le tappe del Giro d'Italia. Va bene, ci mangeremo un arancino insieme, te lo offro io. Perfetto, qui. Grazie. Va bene, ciao Fausto, è stato un piacere. Ciao. Un saluto a tutti. Ciao.